Bellissimo, buongiorno. Come sapete, 2 giorni fa sono arrivate le ciliegie da Zürich Oerlikon. E ora vi domanderete cosa hai fatto con quelle ciliegie? Allora, di solito abbiamo la ciliegia e quello che desideriamo è il chicco. Si conoscono 3 metodi, Ci sono ancora i submetodi in questi metodi, ma ci sono più o meno 3 metodi che si conoscono. C'è il metodo natural, il metodo pulp natural e il metodo fully washed. Ok? Cos'è il natural? Allora, tu prendi le ciliegie e le metti a asciugare. Di solito quando un paese è molto sole, no? Tu li metti stesi o lo mettono per terra sui page o su delle reti. Io, anziché fuori fa 3 gradi, non posso mettere le ciliegie fuori. Ho preso un attimo questo screen, questo di solito è per fare il screen, però ho detto dai, proviamo a fare il nostro natural dentro. Come vedete, ho messo le ciliegie e spero che ci vorrà un bel po' per asciugarle, ma stanno dentro vicino al termosifone e ogni giorno cerco un po' di muoverle e che spero che si asciugheranno presto. Questo è il natural. Il natural di solito è molto, ha una dolcezza in più, ha più corpo, è un po' wild and funky nell'aromatica. Diciamo che la purezza della ciliegia, cosa detta dalla terra, sta in questa ciliegia. Poi c'è l'altro metodo, pulp natural. Cosa vuol dire? Prendi la ciliegia e schiacci i chicchi fuori. Ora, in questo metodo l'ho fatto io a schiacciare tutti i chicchi fuori, però di solito quando hai molto vai sopra un end pulp e quello strappa la ciliegia. Quello che ti rimane è il chicco. Ora non si vede, ma ti farò tante foto. E qui ci è attaccato molto di quella mucilagine, quella è molto dolce, sembra un miele, ok? E se la lasci tutta attaccata, il pulp natural è anche quello simile al natural, eh? Dolce, body, wild and funky, per esempio, amo i natural e i pulp natural. Naturalmente si asciuga molto più presto del chicco, intero. Ora dirai, sì, ma cosa hai fatto con la ciliegia di fuori? Questa l'ho messa anche ad essiccare. Spesso vedete più e più che viene venduto il cascara. E questo è il prodotto che di solito non sai cosa fare. Che dici, ok, cosa possiamo ora? Si può usare come una bevanda. Ci sono quelli che vendono come per fare la farina. È un prodotto molto interessante. Poi nel natural, se tu togli tutto, nel pop, se tu togli tutto quella mucilage, c'è il semi washed, spesso viene anche chiamato white honey, quello sarebbe un dark honey quando c'è molto di quella mucilage, e questo sarebbe un white honey, vedi? Ho tolto tutto in un panno, pulito tutto perché è molto molto clebric, attacca molto quella mucilage. Cosa ho fatto di questo anche il cascara? No, l'ho messo nel vodka, sperando che l'aromatica delle ciliegie venga raccolto qui e c'ho un campione per quando dice, ah, come d'ora la ciliegia del caffè. Speriamo che funziona. Naturalmente sono tante varietà di ciliegie, di caffè. Naturalmente il caffè che cresce su un'altra pianta dove c'è molto sole è un'altra aromatica. Però dai, prendiamo quello che abbiamo. Ora manca il fully washed. Fully washed, cosa vuol dire? Fai come il pulp natural, cacci i chicchi e lo metti a fermentare. Come vedi qua ho fatto una micro fermentazione perché molti chicchi non ho. Ho messo un po' d'acqua affinché c'è il contatto, ho messo il lievito che di solito usi per fare la fermentazione dei vini. E ci sono anche quelli che giocano con questi lieviti, no? Perché tu puoi comprare diversi lieviti che hanno diverse lieviti dentro, cioè, che puoi anche un po' cambiare l'aromatica.
E questo è quello che sta accadendo qua. Microbiologicamente viene tolto lo zucchero, viene prodotto CO2, ma anche l'aromatica. I caffè prodotti così fermentati di solito hanno meno dolcezza, però hanno più, è più fruttuoso, perché vengono anche prodotti delle nuove sostanze chimiche che portano più aromatica, eccetera, eccetera. Cosa ho fatto con le ciliegie fuori? Sto facendo una piccola fermentazione. Vediamo se riusciamo a fare un piccolo vinetto di cascara. E poi ho fatto un'altra fermentazione dicendo che cosa accadrebbe se prendiamo, facciamo questo, però invece di fare il vinetto lo facciamo nel mixer e lo mettiamo qua. Non sembra molto carino, è un po' disgustevole, però è interessante vedere cosa accadrà, ok? Come vedi, per arrivare al chicco ci sono vari metodi e ogni metodo porta anche un altro sapore nel caffè, ecco, perché il caffè è una cosa molto complessa e interessante quando col tempo conosci la varietà che puoi trovare nel caffè. Allora, come promesso, metterò la foto affinché potete vedere meglio cosa sta accadendo. Allora, ciao ciao!